Stamani, non appena ricevuta notizia, il 112 ha attivato i soccorsi. Sul posto si sono recate 4 ambulanze e un'auto medica. E 3 feriti da arma da fuoco sono stati portati rispettivamente al Policlinico Gemelli, al Policlinico Umberto I e all'azienda ospedaliera Sant'Andrea, mentre un'altra persona colta da malore è stata portata all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto ci sono medici e infermieri e soccorritori che stanno seguendo tutte le operazioni.